parte col destro. Che gol! Ciao, qui è finale di primo tempo con Zavarese, giocatore del Red Team, 1-0 per voi contro i Leporoni, partita abbastanza equilibrata, un episodio ha sbloccato il risultato, però avete un po' divorato, cosa mi dici? Abbiamo mangiato molti gol, se continuiamo così rischiamo di pareggiare, abbiamo delle assenze importanti come Russo e i fratelli Russo, sentiamo una mancanza qui in mezzo a campo, non riusciamo a fare gol. Stiamo giocando male, secondo me possiamo fare di più, la potenza che abbiamo possiamo fare di più. Va bene, si imbocca per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i Leporoni. Eccolo, è lui, è preso. Lui? No, te vai. Primo tempo abbastanza equilibrato, in difesa avete un po' rischiato e sì. Avete calciato poco, cosa mi dici? Che dobbiamo giocare meglio la palla, perché siamo down, c'ho solo lanci lunghi. Quadriamo, aspetta. Ma voglio. E niente, ne che. Rolla, no, mi sta veramente, non si può fare intervista con la gente mi disturbo, cioè non è poco così. Bene, cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo calciare di più alla distanza. Va bene, si imbocca la versione del Polo Senso, seconda partita. Tra Leporoni e Red Team, partita finita 2-1 per Red Team, siamo qui io in campo, Fusco, continuiamo avanti. L'aglia di migliore in campo e con il migliore dei suoi De Santis per i Leporoni. Partita che è andata bene per voi, siete stati in partita per la maggior parte del tempo, però poi alla fine il gol deciso, la vittoria per la squadra avversaria. Cosa mi dici? È stata combattuta fino alla fine, sul finale abbiamo perso uno dei nostri migliori giocatori, Jacopo l'attaccante. Infatti come si giocate un nuovo in meno perché si era fatto male. Si è fatto male, è l'unica pecca, abbiamo tirato poco in porta. Poi per il resto complimenti ai ragazzi sia della nostra squadra sia della squadra avversaria. Secondo te i Leporoni a cosa possono puntare? Un piazzamento a metà classifica, poi vediamo se le fasi finali. Riusciremo se con le fasi finali vedremo dove possiamo arrivare. Bocca al lupo al proseguimento del torneo. Grazie. Andiamo ora da Fusco, grandissima partita per voi. Ciao ragazzi. Avete giocato un assedio come una porta avversaria. Poi l'1-1 ha un po' guastato i vostri piani. Nell'ultimo tuo gol avete portato 3 punti a casa. Sì, abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo. Stavamo in vantaggio, però abbiamo subito un rigore più o meno dubbio, con conseguente calcio tirato con il portiere nostro fuori dai pali. Comunque. Poi il secondo tempo, hai detto bene, è stato un assedio. Abbiamo segnato solo nel finale, il 2-1, che ci ha portato questi 3 punti. Oggi comunque da ricordare tantissime assenze come quelle dei fratelli Russo, sì, che comunque è una vittoria importante. Sì, cioè, gli dedichiamo questa partita, questa vittoria ai fratelli Russo, che non sono potuti essere con noi. Secondo te questo sì. Red Team per vincere ha bisogno di qualche altra cosa o va bene così? No, ha bisogno di qualche altra cosa, più giochi in mezzo a campo. Abbiamo giocato come il secondo tempo, abbiamo buttato la palla in avanti cercando la fortuna, diciamo. Speriamo che nelle fasi finali ci riprendiamo e facciamo meglio. Ok, una dedica speciale? Sì, ai fratelli Russo, come abbiamo detto, si unisce anche il nostro capitano. Un bocca al lupo a tutta la famiglia Russo. Che non sono potuto essere con noi. Grazie. Bocca al lupo al presidente del torneo. Ciao.